Il fratello maggiore si è stancato. Non è più quello che era una volta. Cristina Plevani lo ha detto. Vincitrice della prima edizione del reality show ora condotto da Alfonso Signorini. Tra cambiare la via di guidarlo e rimuoverlo. Dopo 23 anni non vedo significato di trasmettere il Grande Fratello Onda, ha detto in un'intervista. Alla radio radiofonica durante la trasmissione non accadrà più tuttavia. Capisco che a livello commerciale c'è ancora molta pubblicità e quindi denaro che entra compagnia. Dopo 23 anni mi stanca. Non sono più regole della prima edizione, niente acqua calda. Solo un'ora al mattino per lavare. Nessuna lavatrice. Test settimanali per guadagnare cibo, altrimenti vivevi con riso o con ciò che il fratello maggiore ti ha offerto. Hai avuto un po' di confreamento. Tu eravamo isolati dal mondo. Avevamo il pollaio, le galline, le uova fresche. Quindi hai anche avuto l'opportunità di trascorrere i giorni con i test settimanali. Ora devi lottare per essere gentile. Non mi piace guardare un programma e sii nervoso mentre lo guardo. Grande Fratello. Gianpiero Mughini e Alex Schweizer in casa, le notizie dopo la rivoluzione desiderata dal Pier Silvio. Cristina Plevani e il commento su Alfonso Signorini su Alfonso Signorini. Cristina Plevani disse, come presentatore non mi piace. Grande professionista come giornalista. Ma come conduttore no. Mi ha sempre dato l'impressione che ci fossero i suoi amici. Privilegiati. Alcuni concorrenti che avevano un trattamento diverso dagli altri. Signore, mi dà spesso l'idea di non essere super party. Quando Katia Riccialli era, aveva un trattamento diverso. Ma lì sono una marea. Il commento sui commentatori Cesare Buonamici è un parere diverso da quelli precedenti, ha detto. Cristina Plevani, speriamo che tu guardi il Grande Fratello. Nei commentatori ho sempre il punto di domanda. Se mi è piaciuto Sonia Bruganelli? Mi è sicuramente molto diretto e ha niente da perdere. Non è stato molto bello. Ma non è un difetto. Sono simpatizza per coloro che non devono essere gentili. Ad esempio, quando Adriana Volpe era, ho preferito Bruganelli. Per me questi sorrisi, questi inverni come un presentatore che deve essere necessariamente bello davanti alla telecamera. Non mi piace. Non mi piaceva Orietta Berti. Non aveva assolutamente nulla a che fare con fratello maggiore e secondo me non lo seguiva nemmeno. Pieno di impegni come lui è. Secondo me non è stato il momento di guardare fratello maggiore. Gli autori le avranno detto le dinamiche della sera. Poiché funziona molte volte.